questo clima che non ha molto di pacifico, direi che comunque la manifestazione si inquadra bene, perché la pace è una conquista faticosa, come è stato faticoso venire oggi qui a Trivenda. Quando pensiamo poi a quel che intorno a questo tema sta avvenendo nel mondo, ci dobbiamo confortare, perché forse negli ultimi tempi non c'era mai stata una intesa globale a livello mondiale su questa voglia di evitare i conflitti in qualsiasi contesto, a prescindere dal caso di Saddam Hussein e dell'America di Bush. Direi che quindi qui noi respiriamo un clima di speranza davvero, che la pace è un obiettivo raggiungibile. Grazie Eccellenza, la concretezza solita e la sobrietà dei discorsi di Monsignor Santucci. E adesso diamo la parola forse al protagonista della scuola, Paolo Borsellino, che è Don Alberto. Applausi ben assegnati, perché Alberto è stato il bastone del cammino. Bravo. Allora, adesso stiamo quasi entrando nel merito, anche per i due illustri ospiti che abbiamo, però abbiamo due belle testimonianze che ci pervengono da persone che appartengono alla nostra grande famiglia, ma appartengono anche e soprattutto alla famiglia di Paolo Borsellino. E precisamente Rita Borsellino e il Salvatore, che venne qui a inaugurare, come diceva Alberto, la scuola, hanno mandato questi messaggi che vi leggo e sono molto toccanti. Carissimo Don Alberto, sono passati 10 anni da quando lì a Trivento avete voluto prendere in mano il sogno di Paolo e avete cercato di organizzare la speranza. Quanti amici carissimi sono venuti lì? E oggi ce ne sono due a me particolarmente cari, per costruire insieme percorsi comuni, confrontarsi, fare in modo che la speranza continuasse a vivere anche quando sembrava un'utopia irraggiungibile. Non è un caso, io credo, che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, mio fratello Salvatore, che la speranza l'ha persa da tempo, l'unico con cui mi viene ancora a dialogare, sei proprio tu, con cui riesco ancora a dialogare, sei tu, carissimo Don Alberto. Il mio grazie più sincero e il mio abbraccio più affettuoso a tutti, insieme al rimpianto di non poter essere lì. Rita Borsellino, a presto. Rita vive in Sicilia, Salvatore vive ad Arese, a Milano. Per anni, dopo l'estate del 1992, sono stato in tante scuole d'Italia ed anche in questa scuola, della quale Paolo, più che di tante altre strade, piazze e sparse per l'Italia, sarebbe stato orgoglioso di sapere intitolata al suo nome, per parlare del sogno di Paolo e Giovanni, per parlare di speranza, di volontà di lottare, di quell'alba che vedevo vicina grazie alla rinascita della coscienza civile dopo il loro sacrificio, dopo la lunga notte di stragi senza colpevoli e della interminabile serie di assassini di magistrati, poliziotti e giornalisti indegna di un paese cosiddetto civile. Tante volte, giovane di quelle scuole, ho parlato di un olivo che la mia famiglia, come simbolo di pace e di speranza, aveva fatto venire da Betlemme per piantarlo nel luogo dove un'auto carica di tritolo aveva ucciso Paolo e i ragazzi della sua scorta. Poi quell'alba si è rivelata solo un miraggio. La coscienza civile, che purtroppo in Italia deve sempre essere svegliata da una strage come quelle di Capaci o di Via D'Amelio, si è di nuovo assopita, sepolta, sotto il peso dell'indifferenza, e quella che sembrava essere la volontà di riscatto dello Stato nella lotta alla mafia si è di nuovo spenta, sepolta dalla volontà di normalizzazione e di compromesso, sepolta dai nuovi accordi di convivenza, o peggio di connivenza, che la nuova mafia sembra essere riuscita a stringere con la parte marcia del nostro Stato. E contro i giudici, quelli onesti e ancora vivi, si lotta oggi non più con le bombe, ma con armi più subdole, ma altrettanto letali.
come la delegittimazione della stessa funzione del magistrato, e di quelli morti si cerca di appropriarsi mistificandone il messaggio. Oggi che troppi ipocriti parlano in nome di Paolo e di Giovanni, oggi che Betlemme e i suoi olivi non sono più un simbolo di pace e di speranza, ma uno scenario di guerra e di sopraffazione, io non riesco più a parlare, non riesco più a sognare. Ma quelli che muoiono con il loro sogno negli occhi e nel cuore, come Paolo e Giovanni, continuano a vivere anche se sono morti, mentre quelli che non sanno più sognare muoiono dentro anche se continuano a vivere. Per cui io, che 10 anni fa in questa scuola parlavo con ben altre cose dentro il cuore, che la rabbia e la delusione di oggi, spero di riuscire ancora a sognare. A sognare che un giorno i miei figli e i figli dei miei figli possano, come anche Paolo sognava, sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Grazie a tutti voi, a Don Alberto Conti, che ha un posto speciale nel mio cuore, perché è solo grazie alle persone come lui, alle persone come voi, che ho ancora voglia di sognare. Salvatore Borsellino. E forse da questo messaggio di Salvatore Borsellino faccio due riflessioni e poi introduco i lavori e gli interventi di due carissimi e illustrissimi ospiti, che mi è voglia di dire, ma in fondo questo cammino di 10 anni, su che cosa si è sviluppato? Mi pare di capire, e facciamo bene a far memoria oggi, che forse due sono le pietre miliari. Uno, che in questo piccolo mondo, che è la diocesi di Trivento, una zona interna del Molise, tra le più interne di Molise, delle regioni d'Italia, ci stavamo convincendo che non possiamo sentirci vivi se non conviviamo con gli altri. E allora mi è venuto in mente di riprendere due personaggi, uno che è intervenuto per primissimo forse, Elder Camara, e l'altro tra gli ultimi, Sergio Zavoli, per dire che con le parole, quindi le leggo, mi sono portato proprio il testo. La diocesi di Trivento, attraverso la Caritas diocesana, ci invita a lavorare per una pace vera e duratura, lavorando per la solidarietà e nella solidarietà. Può essere utile ricordare ciò che significa solidarietà, dipendenza reciproca tra gli uomini, quel che gli esperti chiamano interdipendenza, che fa in modo che gli uni non possano essere felici, non possono svilupparsi senza gli altri, tutti gli altri. Che bel significato alla solidarietà. La mia felicità non può essere soltanto mia. O tutti siamo felici, oppure non è vera la mia felicità. Questo è il senso della solidarietà, o meglio, il senso cristiano della vita, in maniera concreta. Cosa possiamo fare noi piccoli, noi che non siamo personaggi importanti? Elder Camara, che di queste cose ne sapeva. Quindi se si trattava di scendere nel guado davvero, ma questa è fatica. Il messaggio di Salvatore Borsellino ci dice in che termini. Ma viene a proposito allora il passaggio bellissimo di questo quaderno, li avete fuori i quaderni della Caritas, vi assicuro che sarebbe l'ottima scuola per voi, l'abbiamo già detto a Frosolone, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, non è per alimentare le finanze della casa. Credete, prendete questi testi e datele ai ragazzi. Un brevissimo passaggio di Sergio Zavoli, il quale, sempre in tema di speranza, sentite che dice: ecco perché essere ragionevoli vuol dire in qualche modo essere rivoluzionari oggi. Ecco perché sperare non vuol dire più essere certi che qualcosa interverrà in nome nostro, o qualcuno interverrà in nome nostro per il nostro bene. Se noi non trasformeremo questa parola in un progetto che la storia saprà accogliere e dovrà accogliere, la speranza non esiste. La speranza è il nostro fare quotidiano. E chiudo questo passaggio introduttivo con una memoria, ma non la leggo, di una letterina, perché anche questo è un profeta di questa scuola, di Don Milani, 1960,
una lettera alla mamma. Sai, il sindaco ha accolto la richiesta per fare quel ponte su quella stradina, sapete dove insegnava Don Milani, una zona imperve, impossibile, dimenticata da tutti, fuori dal mondo, e lì lui era in esilio. Il sindaco ha accolto questo bambino che ha 12 anni, ogni giorno fa un'ora e mezza di strada per arrivare alla scuola a Barbiana. Adesso che il ponte è fatto, è così felice che ci ha scritto il nome suo sopra. Dico, noi col nostro cammino avremo la possibilità di gioire quando, non sui muri come abitualmente si fa, ma quando realizzata qualcosa che serve l'uomo davvero, ci possiamo scrivere sopra il nome della scuola Paolo Borsellino. È questo che stiamo facendo, credo e non sognando, con questi carissimi ospiti che stasera sono venuti a trovarci. Non dimentichiamo, Giancarlo Caselli è venuto ben 3 volte in mezzo a noi. Luigi, così si fa chiamare Don Luigi, Luigi è venuto fra di noi, questa è la 5ª volta. Ascoltiamoli, perché ci aiutano a scrivere il nome sulle cose, il nostro nome, sulle cose che facciamo. Grazie di essere venuto. Non ti ha annoiato Giancarlo Caselli? Lo sapevamo già, perché poi gli ospiti, quando, come dire, si invitano a certe tavole, non si invitano certamente per mangiare male. Adesso un altro grande compagno di viaggio, è inutile che lo presentiamo, Luigi Ciotti, è con noi ed è con gli ultimi ed è sulle frontiere più perniciose dei problemi della realtà italiana, sociale, dei giovani e quant'altro, ma non solo italiana. Prego. Buonasera a tutti, sono più che onorato, sono orgoglioso di essere presente come testimone in questa occasione e il documento che mi viene assegnato come lettura di questo evento che stiamo celebrando è l'intervento che ebbe a fare Antonino Caponnetto, di cui avete trovato diversi messaggi esposti in Capracotta, che fu in qualche modo il tutor, io direi il padre spirituale, se volete, etico, dei due grandi protagonisti di questa lotta alla criminalità. Questo intervento lo tenne ai funerali di Paolo Borsellino il 24 luglio 1992. Ecco, e fu testimone anche qui, nella piazza di Capracotta, con una folla numerosa quanto questa e anche maggiore, a testimoniare la sua presenza e la sua insistenza, testimonianza, come quando nello spirito con cui ci parlava anche Salvatore, il fratello di Paolo. Io leggo questo intervento. Queste sono le parole di un vecchio ex magistrato che è venuto nello spazio di 2 mesi 2 volte a Palermo, con il cuore a pezzi, a portare l'ultimo saluto ai suoi figli, fratelli e amici, con i quali ho diviso anni di lavoro, di sacrificio, di gioia e anche di amarezza. Sono soltanto poche parole per un ricordo, per un doveroso atto di contrizione che poi vi dirò e per una preghiera laica ma fervente. Il ricordo è per l'amico Paolo, per la sua generosità, per la sua umanità, per il coraggio con cui ha affrontato la vita e con cui è andato incontro alla morte annunciata, per la sua radicata fede cattolica, per il suo amore immenso portato alla famiglia e agli amici tutti. Era un dono naturale che Paolo aveva, di spargere intorno a sé amore. Mi ricordo ancora il suo appassionato e incessante lavoro, divenuto frenetico negli ultimi tempi, quasi che egli sentisse incombere la fine. Ognuno di noi, e non solo lo Stato, gli è debitore. Ad ognuno di noi egli ha donato qualcosa di prezioso e di raro, che tutti conserveremo in fondo al cuore. E a me in particolare mancheranno terribilmente quelle sue telefonate che invariabilmente concludeva con le parole: «Ti voglio bene, Antonio!» Ed io replicavo: «Anche io ti voglio bene, Paolo!» C'è un altro peso che ancora mi opprime, ed è il rimorso per quell'attimo di sconforto e di debolezza
da cui sono stato colto dopo aver posato l'ultimo bacio sul viso ormai gelido, ma ancora sereno di Paolo. Nessuno di noi, e io meno di chiunque altro, può dire che ormai tutto è finito. Pensavo in quel momento di desistere dalla lotta contro la delinquenza mafiosa. Mi sembrava che con la morte dell'amico fraterno tutto fosse finito. Ma in un momento simile, in un momento come questo, coltivare un pensiero del genere, e me ne sono subito convinto, equivale a tradire la memoria di Paolo, come pure quella di Giovanni e di Francesca. In questi pochi giorni di dolore trascorsi a Palermo, che io vi confesso, non vorrei lasciare più. Ho sentito in gran parte della popolazione la voglia di liberarsi da questa barbara e sanguinosa oppressione che ne cancella i diritti più elementari e ne vanifica la speranza di rinascita. E da qui nasce la mia preghiera, dicevo, laica ma fervente. E la rivolgo a te, Presidente, sta rivolgendosi al Presidente Scalfaro, che era allora, era anche lui testimone ai funerali di Paolo. A te rivolgo, Presidente, che da tanto tempo mi onori della tua amicizia e che è stata sempre ricambiata con ammirazione infinita. La gente di Palermo e dell'intera Sicilia ti ama, Presidente, ti rispetta e soprattutto ha fiducia nella tua saggezza e nella tua fermezza. Paolo è morto servendo lo Stato in cui credeva, così come prima di lui Giovanni e Francesca, ma ora questo stesso Stato che essi hanno servito fino a sacrificio deve dimostrare di essere veramente presente in tutte le sue articolazioni, sia con la sua forza, sia con i suoi servizi. È giunto il tempo, mi sembra, delle grandi decisioni e delle scelte di fondo. Non è più l'ora delle collusioni, degli attendismi, dei compromessi e delle furberie. E dovranno essere, Presidente, dovranno essere uomini credibili, onesti, dai politici ai magistrati, a gestire con le tue illuminate direttive questa fase necessaria di rinascita morale. Direi, piccola riflessione, è di grande attualità questo passaggio. È questo, a mio avviso, il primo e fondamentale problema preliminare ad una vera e decisa lotta alla barbarie mafiosa. Io ho apprezzato le tue parole, noi tutte le abbiamo apprezzate, le tue parole molto ferme al Consiglio Superiore della Magistratura, dove hai parlato di una nuova rinascita, che è quella che noi tutti aspettiamo, e laddove anche con la fermezza che ti conosco hai giustamente condannato, censurato quegli errori che hanno condotto martedì pomeriggio a disordini che altrimenti non sarebbero accaduti perché nessuno voleva che accadessero. Solo così, attraverso questa rigenerazione collettiva, questa rinascita morale, non resteranno inutili i sacrifici di Giovanni, di Francesca, di Paolo e di 8 agenti di servizio. Anche a quegli agenti che hanno seguito i loro protetti fino alla morte va il nostro pensiero, la nostra riconoscenza, il nostro tributo di ammirazione. Tra i tanti fiori che ho visto in questi giorni lasciati da persone che spesso non firmavano nemmeno il biglietto, come è stato in questo caso, ho visto un bellissimo lilium, splendido fiore di lilium, e sotto c'erano queste poche parole senza firma: un solo grande fiore per un solo grande uomo. Mi ha colpito, Presidente, questa frase, che mi è rimasta nel cuore e credo che mi rimarrà per sempre. Ma io vorrei dire a questo grande uomo, diletto amico, che non è solo, che accanto a lui batte il cuore di tutta Palermo, batte il cuore dei familiari, degli amici, di tutta la nazione. Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto fino al sacrificio dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi. Questa è una promessa che ti faccio solenne come un giuramento. È una sfida anche per noi tutti.